Per preparare l'insalata di riso ci occorre una scatolina di tonno, olive, i piselli, un uovo, un po' di prezzemolo, un pomodoro, zucchino, carote, mezza melanzana, olio di oliva extravergine, sale, pepe e un bicchiere di riso. Adesso andiamo a tritare la verdura. Adesso taglio tutta la verdura molto sottile a cubetti. Allora, innanzitutto andremo a lavare il riso. È molto importante, prima di cucinare il riso, di lavarlo. Lo laviamo il riso in questo modo per 2 o 3 volte, gli cambiamo l'acqua finché vedete che veramente il riso è abbastanza pulito. Quando vedete che l'acqua è pulita, vuol dire che il riso è pronto per essere cucinato. Dentro una ciotola ho messo l'acqua, metto un po' di sale e un po' di olio, così il riso evita di attaccarsi. E metto anche il riso. E lo lasciamo cuocere per circa 15 minuti in quest'altra pentola. Anche qua aggiungo giusto un po' di sale, di olio. E metto i piselli e qui metto l'uovo e nella quarta ciotola aggiungo sempre un po' di olio, un pizzico di sale e le carote tagliate a cubetti. Lasciamo tutto a cuocere. E la melanzana e la zucchina vado a friggerla, quindi aggiungo un po' di olio e metto un po' di sale e un po' di pepe nero. Quando abbiamo finito tutto da preparare, non c'è altro da fare che mescolare tutti gli ingredienti insieme al riso. L'ultima cosa dobbiamo fare prima di essere servita è provare se c'è abbastanza sale. Nel mio caso aggiungo ancora un po' di sale.